Ciao a tutti ragazzi, allora questo è il mio terzo video, comunque vi dico grazie mille per tutte le visualizzazioni che mi state facendo dare, mi state facendo. Comunque allora oggi farò il video come si usa AlictMojo, questa non è scaricata da Epimojo, comunque se volete scrivetemi giù nei commenti se volete che provo AlictMojo, quello che c'è su Epimojo, che cioè, ci sono tantissime cose che non si pagano. Allora, ci sono degli effetti pure però. Allora, dovete, io faccio così, dovete mettere il più e io metto 9, 2.16, poi volete mettere, cioè, però se volete fare proprio come faccio io dovete mettere così. Allora, poi dovete ammaccare il più, mettete immagini e video. Ovviamente io non vi faccio vedere le immagini, io prendo un'immagine adesso. Ragazzi, ho preso questa di Marta perché non sapevo quale prendere. Allora, mettete effetti, aggiungi effetto, io tipo metto, fatemi trovare quello che spremi, perché, allora, vi dico una cosa, l'itmojo è molto difficile da usare. Allora, e dovete decidere quanto volete che spreme, e facciamo così, poi andiamo alla fine, facciamo così, e mettiamo il punto. Aspettate un secondo. Ok ragazzi, fatto. Quindi così e così. Praticamente dovete, mi raccomando, mettete il diamante che è davvero importante perché sennò non vi si va. E dovete poi mettere il diamante e poi decidere se, come lo volete mettere così, fino a quanto volete. Poi quando lo dovete fare alla fine, prendete sempre il diamante e poi fate quanto volete, come proprio così. E qui, ok, aspettate un secondo. Ok, adesso facciamo un'altra foto, prendiamo di Marta, ora vedo. Ragazzi, non so perché si è cancellata la foto, quindi ne ho presa una di Valerio Vedovatti. E mettiamo effetti, sempre un effetto, metto spremi perché mi piace tanto. E quindi poi potete anche vedere i passaggi. Quindi voi decidete fino a quanto lo volete che si spreme e mettete il diamantino. Poi andate alla fine del video, mettete il diamantino. E poi così. E poi guardate, vi fa il coso, quindi ok. Poi ora prendo un'altra foto di lei e facciamo sempre la stessa cosa. Ok ragazzi, adesso c'è questa foto qua, dovete cliccare sulla foto. Adesso prendiamo un altro effetto, non sempre quello. Aspettate questo non lo so tantissimo usare, quindi ne prendiamo un altro perché... Proviamo questo. Ok, così va bene, mi piace. Poi ovviamente voi potete mettere tutti gli effetti. Ok, aspettate un secondo. Così io mi fermo qui, però vi voglio chiedere una cosa, scrivetemi sotto nei commenti che se volete che lo faccio con la mod. Perché con la mod posso mettere alcuni effetti che sono pro, quindi non li posso avere adesso, perché questo è quello che ho scaricato da Play Store. Aspetta, adesso vi fa aspettate, adesso vi faccio vedere quali sono gli effetti pro. Tipo, prendo questa foto, mettiamo, vabbè, mettiamo sempre effetti, aggiungi effetto. La mod ci serve a prendere tipo questo effetto che c'è il lucchetto, che si prendono tutti questi effetti. Che danno un lucchetto, si devono avere o se tu la paghi oppure se hai la mod, quindi li hai. Io siccome non lo pago ma prendo la mod e sto voglio provare questo effetto che mi piace tantissimo. Aspettate un secondo che ok, scusatemi, ma cioè, ho capito che sono brava ad usarla, però cioè, ancora devo prendere un po' la mano, capito? Però
Vediamo se si è fatto. Ok, però è piccolissimo. Ho messo solo tre foto, poi vi dico questa, quando dovete mettere una foto dovete andare alla fine di quella precedente. E per ora è venuto così, quindi ho preso delle foto per farvi un esempio, quindi voi potete mettere tutti gli effetti che volete. Quindi non dovete mettere per forza quelli che metto io. Quindi spero che mi sono spiegata bene in questo video. E niente, mi raccomando, scrivetemi nei commenti se volete che mi scarico la mod, così proviamo anche gli effetti, quelli pro. Quindi ciao a tutti ragazzi, comunque grazie mille per le visual, ciao!